Buon anno, ragazzi! Presidente, come domanda per lei o come al telefono ti chiamo del tu? No, del tu, del uomini tu. Uomini di sport, lei mi ha sempre, lei mi ha bacchettato una volta, mi ha detto: Sandro, siamo uomini di sport e ci si dà del tu. Mi trovo un po' in imbarazzo, però. Vai, vai. Vado? Ma qui lei è pieno di amici. Giochi in casa? Giochi, io me la sento. Sì, ma devo dire, nello sport mi sento sempre in casa. Poi, stesso Terry conosco bene. Sono felice di aver visto il governatore. Tutti sanno che sono completamente ateo politicamente, ma super speso, sì, ma ben prima di diventare presidente del CONI, però il fatto che ha ricordato che questo è anche il mio Piemonte, perché sono venuto talmente tante volte, soprattutto per iniziative legate al mondo dello sport, e lo ringrazio soprattutto perché in questa giornata ovviamente mi unisco al pensiero, alla solidarietà sia alla popolazione, ai territori colpiti. Ho trovato il modo di venire a onorare questo premio, ci siamo abbracciati. Apprezzo anche molto, ci sono tante persone legate alla giunta, al consiglio regionale, la nuova legge che ho molto seguito e che ha dato secondo me una sensibilità importante, soprattutto in questi momenti. Devo dire che in epoche anche lì non sospette, ma l'aveva promesso e ha mantenuto la parola. E importante. Anche lei ha mantenuto la parola di venire. Insistevo un po' troppo, sì, eccetera, sì. Però alla fine magari. No, succedeva questo. Succedeva questo, che giustamente. No, ma lei fa mille cose. Allora, cioè, la premessa è questa: sono sempre molto schietto. Certo. E non mi do nessun tipo di presunzione. Qualcuno ogni tanto pensa di darmi dei riconoscimenti, sono sempre. Schivo. No, ma non è questo, no, sono sempre fin troppo generosi nei miei confronti. È che proprio ogni tanto fisicamente uno non ci riesce ad esserlo. E giustamente è stato sottolineato dal sindaco Adriano Bertolino, lo ringrazio, che una delle condizioni fondamentali è che ci sia la presenza della persona. Perché invece da altre parti questo non succede, e infatti c'è molta più, tra virgolette, elasticità in questo senso. E io purtroppo le altre edizioni proprio avevo sempre delle cose in concomitanza di carattere istituzionale, sì, per infatti, cui questa è stata la prima volta che sono onorato di essere importante. No, noi siamo onorati noi invece di averti qua. E questa è terra di grandi campioni, eh? Cioè, il Piemonte è una fucina di atleti che hanno dato lustro allo sport italiano. Sì, la lista è infinita. La lista è infinita. Allora, facciamo una premessa. In questi minuti vi racconto che cosa è successo. Peraltro ho acceso solo una volta il cellulare, però mi è bastato. Ci siamo abbracciati con Davide. Diego Ulissi ha vinto la seconda tappa, peraltro si è staccato alla fine, quindi neanche in volata, del Giro d'Italia. Ieri era cronometro Filippo Ganna, per cui siamo cominciati molto bene. Abbiamo cominciato molto bene. Yannick Sinner ha vinto con Zverev 4-7, sta ai quarti di finale a Roland Garros. Quanti anni? Prima, 18 anni, 19. Sì, ma prima, peraltro si allena, diciamo, Piemonte un po' su in alto, le playa di incoppiati. Ma prima Martina Trevisan è andata anche lei ai quarti, e una donna, e soprattutto tennis femminile, sicuramente rispetto ai maschietti, oggi è un segnale molto importante. Abbiamo vinto l'Europeo con Caterina Banti, Ruggero Tita e Caterina Banti. Nel Nacra, Nacra 17, e terzi sono arrivati Mail Frascari con Bissaro. Nacra è una disciplina olimpica, questi ragazzi hanno già vinto l'ultima gara di Coppa del Mondo, e due anni fa erano stati campioni del mondo, sono numero uno del ranking. Insomma, quando fai così tante volte, Michi sa bene di che cosa sta parlando, vuol dire che è vero che nella vela come nello snowboard può succedere di tutto, però noi fra 9 mesi abbiamo le Olimpiadi. Certo. Questo è successo in 15 minuti, e è successo in questa terra dove onestamente lo sport italiano deve essere molto grato. Qui forse è nato il più grande campione di tutti i tempi, che è Fausto Coppi, che io sono andato tante volte a onorare anche a Castellaneta. Ci avete la gloria locale, Marta, mi dispiace che adesso è andata via, gli avrei detto che Killington è stata, diciamo, la liberazione, perché Marta, a prescindere da tutto, questo sorriso, questa faccia d'angelo,
la figlia che tutti vorremmo avere, in realtà oltre che una classe infinita, adesso secondo me più cattiva farà grandi risultati. 24 anni, insomma, a Pechino sarà una protagonista, ma soprattutto in prospettiva con Milano Cortina sarà nel pieno della maturazione. Poi anche questa sana competitività con Sofia e con Federica, secondo me non guasta. Non guasta. Abbiamo una grande nazionale. Sì, non c'è dubbio. Poi oggi, ve lo giuro che non lo sapevo, io mi sono sentito con Marcello Lippi, che insomma, è una persona, un amico di famiglia, e ci siamo riparati stamattina. Non sapevo che contemporaneamente tra Malta c'erano Davide e c'erano Miki. Miki mi ha fatto anche ricordare l'episodio che lei ha, tra virgolette, in qualche modo sopportato, quei mesi terribili di lockdown, perché lei, come tutti, praticamente tutti nel suo